no, decisamente non ho le capacità tonali di Edoardo, quindi lasciamo perdere. Scherzi a parte, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva, questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi voglio parlarvi di un canale YouTube molto divertente, di un canale YouTube frizzante, ma più frizzante della festa di Piedigrò, diciamo più frizzante del Ferragosto a Sottomarina di Chioggia, di un canale scoppiettante, un po' come il giorno dell'unboxing di un Blu-ray spedito imballato dentro la scatola di una lavatrice con una quantità illegale di buffer bug all'interno. Eh sì, quei sacchetti tipo Pluriball un po' troppo cresciuto si chiamano proprio così. Comunque cominciamo questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road. Loro sono Edoardo ed Alberto, o per essere più precisi, Edo e Berto. Sono due ragazzi simpaticissimi e il loro canale YouTube è esploso durante la quarantena, durante il lockdown, ed è stata una cosa molto simpatica scoprire questo canale. L'ho scoperto grazie a Twitter e ai richiami che facevano alcuni twitteros che seguivo, quando ancora il canale aveva letteralmente poche centinaia di iscritti. La cosa divertentissima di questo canale è proprio il modo che hanno questi due ragazzi di affrontare gli argomenti di attualità in maniera leggera, frizzante, molto di intrattenimento, trattando argomenti generici come, che ne so, i pupazzi di peluche dell'atun, saranno di ceramica, o gli abiti per i sacerdoti e le suore, ma anche tantissime altre cose. Ovviamente sto parlando del canale Edoardo Zaggia. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi. Edo generalmente è davanti alla telecamera, mentre più delle volte Berto è dietro la telecamera, ma ogni tanto fa la sua comparsata anche lui. Lui che si dice essere il doppiatore segreto di Topolino. Edo, con l'aiuto del compagno Berto, ci porteranno lungo una strada che passa attraverso la cultura generale e l'attualità, facendoci scoprire domande che non sapevamo di esserci fatti e dandoci delle risposte incredibili. E nel farlo ci farà scoprire anche delle pagine molto molto particolari, appunto, della cultura generale, dell'attualità o del Veneto, perché no? E per cominciare a parlare del loro canale, parliamo di tecnologia parlando di iPhone, parliamo di un iPhone veramente molto particolare, così particolare che possiamo dire che è un iPhone che ha solo Edo. E infatti il primo video che vi segnalo, sono l'unico ad avere questo iPhone. Video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, non vi faccio nessuno spoiler. Beh, tranne che si parla di cellulari, ovviamente, si parla di app per smartphone, ma per il resto vedrete la divertentissima solarità di Edo e Berto in questa situazione veramente molto simpatica. Per continuare i nostri contenuti, non parliamo solo di attualità, ma parliamo anche un pochino del passato, parliamo per esempio di quando si andava a scuola, parliamo delle note scolastiche. Voi siete stati delle persone molto posate, educate, non avete mai preso una nota, o forse avete preso una nota, beh, quel giorno ha starnutito forse un po' troppo rumorosamente, giusto perché il professore voleva cercare qualcosa per trovare il pelo nell'uovo, oppure avete preso decine di note. Ed ecco quindi che il secondo video che vi voglio segnalare è «Ho preso 20 note», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, guardatelo, è divertentissimo, ma soprattutto commentate quel video, raccontate le note che avete preso voi a scuola. Sicuramente ci sarà da divertirsi tutti assieme. Per concludere vi segnalo un video dove parliamo di manualità e parliamo di omosessualità, e lo facciamo facendoci una domanda molto importante. Ma i palloncini sono gay? Terzo video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, lui è Edo e assieme al compagno Berto ci raccontano l'attualità in maniera divertente. È un canale di grandissimo intrattenimento. Ogni venerdì pomeriggio, con un nuovo episodio di Rubrichette, si comincia alla grande il fine settimana. Ed ecco quindi la mia domanda. Voi come cominciate il fine settimana? Lo cominciate con un nuovo episodio di Rubrichette? Se non conoscevate già il canale, siete benvenuti, andate e iscrivetevi, perché sono bravissimi e divertentissimi. Ma
scherzi a parte, quali sono le cose che fate nel fine settimana? Premesso e preso atto del fatto che, per esempio, io il sabato mattina lavoro, quindi per me il fine settimana non comincia il venerdì sera, ma al di là di questa piccola parentesi, poi comunque arriva il momento del fine settimana, arriva il momento del relax. Oppure ci sono delle cose particolari che fate nel fine settimana che non sono esattamente il relax? Magari avete il relax nel corso di un altro giorno della settimana, riuscite a coccolarvi ogni giorno, riuscite a fare qualcosa che vi permetta di rilassarvi ogni giorno, oppure a giorni alterni, non lo so. Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DDOTR. Seguite Edo e Berto anche su tutti i social, su Instagram, su TikTok, eccetera. Mi piace moltissimo interagire con loro anche su Twitter. L'altra volta, per esempio, ho segnalato a Edo l'esistenza di un prodotto in papiro che potrebbe diventare parte del loro merchandising. Detto questo, spero di essere riuscito a farvi conoscere un modo simpatico e divertente di cominciare il fine settimana. Se ce l'ho fatta, come sempre, mettete pollice in alto e condividete questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Seguite anche il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, lui è Kent, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!